2001. 2. 3. 4. 5. 5 titoli mondiali consecutivi. 3 con la Honda. Dopo il passaggio in Yamaha, altri 2. Dimostrando che il pilota, non la moto, fa la differenza. Dimostrando che Valentino Rossi forse è il più grande pilota motociclistico di tutti i tempi. Ma poi, 2006, problemi meccanici, errori umani e infortuni. Mentre Nicky Hayden è inarrestabile e accumula vittorie, podi e punti, portando la battaglia per il titolo fino all'ultima gara a Valencia. Concentrato fino alla fine, Kentucky Kid conquista il titolo, mentre Rossi scivola e cade. Perdente. Beh, sapete che cosa dicono i piloti del secondo posto, no? E ora la nuova generazione gli sta addosso, più giovani, più affamati, più veloci. Pressione come mai vista prima. Casey Stoner, il pilota più veloce che Rossi abbia mai affrontato, vince 10 gare nel 2007. Rossi solo 4. Un record negativo per l'italiano, un trionfo pazzesco per l'australiano. Lo spagnolo Dani Pedrosa si piazza secondo. In terza posizione Valentino Rossi. Terzo, e fa male. Riporta 3 fratture alla mano dopo una brutta caduta nelle libere dell'ultima gara a causa di un problema alla moto. A Valencia riesce ad essere alla partenza, ma non al traguardo. Un altro problema meccanico. Oltre al danno, la beffa. Yamaha ingaggia Jorge Lorenzo come secondo pilota per il 2008. In sostanza, pensano al futuro. Ora il nemico si trova in casa. Lorenzo arriva nel box della Yamaha per scoprire che Rossi ha fatto alzare un muro nel mezzo, escludendo il compagno di squadra. Ma in pista i muri non esistono. Lorenzo riesce a conquistare la pole al suo debutto in MotoGP in Qatar. Facile. Sale sul podio alla sua seconda gara in Spagna e vince la terza in Portogallo. Facile. Ma poi cade. E cade. E cade. E finisce in ospedale. Ma Casey Stoner è ancora lì. Dopo alcuni problemi iniziali con la Ducati 2008, il campione in carica si sta dimostrando più veloce che mai. Con 3 vittorie di fila mette a rischio la rincorsa al titolo di Rossi. È ora di contrattaccare. Laguna Seca. Un duello sotto il sole californiano. Quanto di più vicino ad una rissa si possa vedere in moto. Some of the passing maneuvers were maybe a little bit too much and past the point of fair or aggressive. We make a lot of overtaking, quite aggressive, but we never touch each other. My style to race is try to never give up. Anyway, I enjoy the battle. Stoner e i suoi non si sono divertiti, ma tutti gli altri sì. L'australiano sembra in crisi. 2 cadute a Brno e a Misano. E poi un infortunio al polso. Rossi è implacabile. Vince 6 delle 8 gare rimaste. Stoner 2. L'italiano è ancora una volta re e fa la storia. Solamente un pilota prima di lui, l'altra leggenda italiana Giacomo Agostini, ha riconquistato la corona dopo averla persa per 2 anni di fila. Agostini ci è riuscito nel 75. Ma era finito 7° nella stagione successiva, per poi ritirarsi un anno dopo. Nel 2009, Valentino Rossi punta di nuovo alla vittoria. Intravede nuovi record e non pensa assolutamente al ritiro.
Ci sono solo tre problemi. Jorge Lorenzo, Casey Stoner e Dani Pedrosa. È tempo di correre e Casey Stoner è pronto. A novembre si è sottoposto ad un'operazione al polso. La sua Ducati è nuova. A marzo nei test prestagionali è stato il più veloce e in qualifica ha staccato Rossi di mezzo secondo. Ma un pensiero lo tormenta. Il nuovo regolamento ha ridotto di un litro la capienza del serbatoio. In Ducati non sono sicuri di riuscire ad arrivare in fondo alla gara. Stoner all'inizio parte forte, per poi tentare di guidare al risparmio. Beginning the race, I was trying to run more corner speed and keep the bike flowing in a higher gear, so we didn't use so much fuel. A 10 giri dal termine, Stoner ha staccato Rossi di 2 secondi. We know that Stoner is very fast from the beginning. For one part of the race I was able to go like him, but not for all the race distance. Quello che Rossi non sa è che Stoner per il momento ha guidato al risparmio. A 7 giri dalla fine e con carburante a sufficienza, l'australiano mostra a Rossi che cosa è in grado di fare. Rossi non si arrende. Mancano 7 giri. È ora di dare lo strappo. Nei prossimi 4 giri porta il vantaggio oltre i 5 secondi. Yeah.
Non è stata una gran partenza. In curva 1 eri dietro a Stoner e a Capirossi. Poi ti ha superato Lorenzo. Torna al secondo posto e si...
Lorenzo scivola al quinto posto, superato da Capirossi e Dovizioso. Sa di poter essere più veloce, si tratta di fiducia. Il nuovo regolamento impone a tutti gomme Bridgestone. Rossi e Stoner le usavano già nel 2008, mentre Lorenzo aveva ancora le Michelin. Lo spagnolo si sta ancora abituando alle Bridgestone. Guidando al limite si comportano diversamente, si sta sul filo del rasoio dove la gomma tocca l'asfalto. Stoner and Valentino, they are a little bit stronger than us. They are more experienced with the Bridgestone tire and we are still improving. Ma non è il momento di essere prudenti. Il quinto posto non basta. Non sta andando come previsto. Quarto al secondo giro, quinto al terzo giro. Devi superare Capirossi e Dovizioso. Ti serve quel podio.